Salvatore, chi è questa persona accanto a te? Si chiama Luca ed è venuto per dimagrire, dice lui. Quanto pesa Luca? 140. 120? 140. 140 kg. Ora, un piccolo break. Quando è venuta qua Marina Mangiaperla, io l'ho cacciata via. È un 160 kg. Lei voleva rimanere 10 giorni e l'ho cacciata via. Poi mi ha pregato di seguirla ed è stata l'unica cosa che ho fatto e non la faccio più. Perché ha impiegato un anno e passa prima che diventasse una top model. È arrivata da 160 kg a 65 kg. Non solo, ma è guarita dalla gangrena alle gambe e guarita da tanti altri problemi. Il problema tuo non è questo. Il problema è che tu hai chiesto di fare qua i 40 giorni di autolisi. Tu con 40 giorni puoi dimagrire, se no, sui 20-25 kg. E tutti gli altri? Cosa farai? Penso a casa, devo continuare. Ma sei in grado di poter continuare per raggiungere quello che hai raggiunto Marino Mangiaperla? Non è facile. No, però magari penso che lavorando con un digiuno non completo, ma un digiuno con dei liquidi, roba del No, genere. lavorare non puoi lavorare. Cioè dopo finite 40 giorni no, eh. Certo, non puoi uscire, perché altrimenti ti rovina la vita. Sei pulito, lo smog, le onde elettromagnetiche, la gente, il rumore delle macchine e tutte le altre cose che a contatto con le persone fai da base comunicante, ti danno più sporcizie che puoi prendere adesso perché sei sporco. Quindi lo sporco non intacca lo sporco, ma il pulito viene intaccato dallo sporco. Ecco perché quando si fa un digiuno come Marina Mangiaperla, era una cantante per strada, non cantò più. Era come se fosse sparita. Poi ritornò, la gente non credeva che fosse lei, ma quando l'hanno sentita cantare hanno capito. Ha fatto un miracolo grandissimo. Quindi tu, oltre al dimagrimento, hai altri problemi? Ho avuto il diabete alimentare, cioè ho il diabete alimentare che curavo l'insulina fino a mese scorso. Quindi Ma è legato al peso, legato al peso. diabete. Diabete alimentare, sì. Comunque ora con l'insulina e mangiando più salate, verdure, è normale. Sono ai 90-100 la glicemia. Vabbè, ma con la terapia che farai dovrà scendere per forza. Altri problemi? A volte, Salvatore, io riposo male la notte e mi sveglio con mal di testa sempre nello stesso posto. Però ho fatto gli esami di sangue, non è risultato niente, insomma, tutto perfetto. Va bene, allora tu vieni qua per fare un processo di depurazione di 45 giorni, di 40 giorni, di modo che il processo di autolisi possa fagocitare alcuni grassi, ma non tutti perché ci vuole il suo tempo. Poi con l'andare del tempo si vedrà, tra 20 giorni tu ti metterai di nuovo qua davanti per vedere quello che succede. In 20 giorni dovreste, perché c'è Antonio che è dimagrito più di 15 kg, quant'è? No, 10 kg. Quanto? 10, 12? 11 10, adesso, 10, 14, 11 lì. 11. Quanto? 11. 11 kg. E sono neanche 20 giorni. Quindi 11 kg, deve dimagrire ancora, ha altri 20 giorni a disposizione e dimagrirà strutturalmente, sta prendendo la figura d'uomo, è ringiovanito. Non era così la prima parte del video che ho fatto. Quindi questa cosa si vedrà in seguito. Va bene, Ci vedremo in seguito. ci vediamo in seguito.
Ciao Luca, i 20 giorni sono passati, quali sono i tuoi cambiamenti, i tuoi miglioramenti? Sono dimagrito 20 kg quasi, 19,8. Luca, il più alto del tono, sì, 20%. E nulla, più lucidità mentale, sono più tranquillo, e insomma tanti miglioramenti, piccoli miglioramenti col tempo si vedono sempre di più. Questi problemi di cui tu parli non è facile che si possono fare con medici che fanno dimagrimento, perché quelli ti danno da mangiare soltanto 350 grammi di carne al giorno e basta. E l'affrosciamento della pelle, del corpo, viene rapidamente. Quando stai subendo un lavaggio totale, una specie di check-up completo per tutto il tuo corpo psicofisico, e quindi tu vai calando piano piano. 20 kg in 20 giorni sono già una grandissima cosa, è difficile, c'è una buona volontà e una forza interiore, più che altro trasmettila come autostima di te stesso e crescerai anche a livello psichico. Quindi se noi vogliamo valutare il suo processo in 20 giorni è fantastico. Cioè chiunque può guardarsi attorno e vedere in queste persone che vanno dai medici per dimagrire, non ottengono questi risultati, perché la pelle diventa pulita. Cioè la sporcizia delle cellule va via, la pelle comincia a diventare elastica e non c'è nessun afflosciamento. Anche se diventa 50 kg, non c'è nessuna frattura. Dobbiamo stabilire pure che quando è arrivato qua era 140 kg. Quindi il processo è naturale per come la natura comanda. Non deve essere rapido, perché ci sarebbero stati problemi a cuore. Non ci sono problemi a cuore perché sta andando bene per come la terapia vuole. Ok, allora ci vediamo ai prossimi 20 giorni. Va bene. Luca, i 40 giorni sono passati, quali sono i tuoi miglioramenti? Allora, innanzitutto ho perso 28 kg e poi qualcosina in più di 28. Poi insomma tante cosine, tipo la pelle è sempre più morbida, il profumo della pelle invece prima magari fraziava lavandoci con shampoo e roba del genere, invece ora è migliorato, è quasi quasi per niente, c'è l'odore di sudore, niente. Quindi scusami, è da 40 giorni che non usi bagnoschiuma? Niente. Vedo ogni giorno che passa sempre meglio, molto meglio rispetto a prima. Poi come lucidità mentale è migliorata tantissimo, e tante cosine, tante piccolezze che vedo andare avanti nel tempo migliorano sempre di più. Avevi dolori articolari? Sì, avevo tipo dolori sotto il fegato, dolori alla schiena, avevo piccoli dolorini che più che passa il tempo più scompaiono, non ricordo, diciamo. Tante piccolezze che passando giorno per giorno migliorano sempre di più. Salvatore, vuoi aggiungere qualcosa? Non credo che ci sia da aggiungere qualcosa, perché ormai tutti sappiamo cos'è un processo di autolisi. Se non si arriva a questo processo non si può andare avanti. La gente che crede che dopo 40 giorni col peso come lui abbia risolto tutti i suoi problemi, dice delle cazzate. Non gestiamo noi il nostro corpo sottile interno, ma il sistema immunitario. Il sistema immunitario sa quando comincia e quando deve finire. Tutto lì. Dobbiamo essere noi in grado di seguirla stessa e non di pensare con il nostro cervello, che ci rovinerebbe la vita per sempre. Tutto di semplice. Ok, Luca, ti salutiamo e ti auguriamo un buon viaggio. Grazie.